Ciao, sono Fede Morgana e oggi nel mio laboratorio di Roma voglio farvi vedere come realizzare un caftano estivo come questo che indosso e questi che sono sui manichini dietro di me. Sono semplicissimi, realizzati con soltanto due cuciture qui sul fianco, di modo che dal lato non si veda l'intimo. E naturalmente questo qui è realizzato in georgette leggermente trasparente da indossare con sotto una canotta o come copricostume. Può essere realizzato anche più lungo, quindi invece di terminare all'altezza del bacino diventare un abito, oppure possono essere realizzate varie modifiche con naturalmente magari il dietro più lungo, il davanti un po' più corto, come ho realizzato anche questi qui, con una leggera differenza tra il davanti e il dietro. Guarda il video e scrivi sotto nei commenti se ci sono altre tecniche, altri suggerimenti, altri trucchetti che utilizzi. Per realizzare il nostro caftano abbiamo bisogno di una stoffa molto leggera. Io ho scelto questo georgette trasparente. Naturalmente poi potete scegliere anche un tessuto non trasparente, quindi un tessuto misto seta, comunque molto morbido, preferibilmente quindi che non stropicci e che abbia comunque una fantasia che in qualsiasi verso lo mettiamo viene comunque un bel effetto, altrimenti dobbiamo stare molto attenti al verso. Abbiamo bisogno di 1 metro di stoffa, altezza 1,50, quindi doppia altezza. Lo andiamo a piegare nel senso della lunghezza, quindi la cimosa che è di 1 metro la spigliamo. Andiamo a spillare l'altra parte. E lo stendiamo bene sul tavolo. Adesso andiamo a piegare a metà. Se lo desideriamo più lungo, dietro che davanti, questa parte la facciamo leggermente più corta rispetto al dietro. Altrimenti lo mettiamo uguale, quindi piegato completamente a metà. Io preferisco farlo leggermente più corto davanti. Misuriamo con il centimetro che questo spazio sia sempre uguale. Adesso in questa parte superiore, che sarebbe quella del collo, andiamo a misurare 12 centimetri in questo verso e mettiamo uno spillo e 4 centimetri in questo verso. Il georgette e la seta sono stoffe molto de delicate, molto leggere, quindi bisogna stare molto attenti perché con un piccolo movimento si possono spostare e quindi cambiare, mo modificare molto anche le misure del nostro abito. Perfetto. Adesso l'ultima misura che ci manca è quella di 17 cm, solo però nei due strati superficiali. Quindi andiamo a mettere uno spillo. Solo in questi due, lasciando gli altri due di sotto. Ok. Se si è pratiche si può fare direttamente a mano libera, altrimenti con un curvilineo possiamo andare a disegnarci con il gesso la linea dello scollo nella parte del davanti e nella parte del dietro. Ora procediamo con il taglio, quindi tagliamo entrambe le parti per comodità fino a questa linea dei 4 centimetri. E solo i due strati superiori li proseguiamo
fino al segno dei 17 cm, che corrisponde a quello dello scollo davanti, naturalmente più accentuato rispetto al dietro. Mettiamo uno spillo al centro dietro. Uno spillo solo nello strato superiore della spalla e solo nello strato inferiore della spalla. Uno al centro davanti. E anche due spilli su ogni strato della spalla. Adesso possiamo togliere gli altri spilli che abbiamo messo per fermare i lati, perché lo andremo ad aprire. Gli unici che dobbiamo lasciare sono quelli che abbiamo messo adesso sulle spalle, al centro davanti e al centro dietro. Apriamo il nostro caftano e lo posizioniamo facendo in modo che tutti i punti coincidano. Adesso dobbiamo procedere con le cuciture laterali. Possiamo prendere con un centimetro e fare il segno o con gli spilli o con un gesso, misurando 10 cm dall'orlo inferiore del lato più corto e posizioniamo uno spillo, 25 cm dalla spalla in giù. Dal lato invece dobbiamo misurare 15 cm. E lo facciamo su tutto il fianco fino a raggiungere i 25 cm. Posizioniamo qualche spillo di traverso per fermare la stoffa. Stesso procedimento lo facciamo anche dall'altro lato. Adesso possiamo o andare a cucire direttamente a macchina oppure fare un imbastito, provarlo, vedere se ci va bene la misura sia dell'ampiezza della larghezza braccio sia dell'ampiezza del tronco, quindi deve vestire il seno, e poi dopo averlo imbastito andare a passare a macchina. Io in questo caso, dato che è un campione che ho già provato, andrò a passarlo direttamente a macchina, naturalmente facendo attenzione a eliminare man mano gli spilli, soprattutto quelli nel senso di cucitura, mentre quelli di traverso possiamo anche passare con l'ago sugli spilli scavalcandoli, ma io preferisco sempre toglierli perché con questo tessuto molto leggero dovesse spuntarsi l'ago colpendo uno spillo, e capita non di rado, poi l'ago andrebbe a tirare i fili della stoffa, quindi è sempre preferibile toglierli man mano che andiamo a cucire. Passiamo a macchina. Adesso possiamo togliere gli spilli che abbiamo messo per fermare e tagliare i fili in eccesso. Togliamo tutti gli spilli tranne quello del centro dietro. Per lo scollo possiamo andare a rifinire con uno sbiechino o a vista, quindi lasciando prendendo uno sbiechino da 1,5 cm, piegandolo a metà e quindi andando a lasciare a vista il bordo, altrimenti nascosto. Io in questo caso lo farò nascosto. Utilizzerò uno sbieco di raso da 2,5 cm tagliato a metà. Andrò a impunturare dritto contro dritto
tutto il bordino di raso, partendo da questa linea del centro dietro, lasciando naturalmente un centimetrino per poi andarlo a cucire con l'altra estremità di finale. Andiamo a cucire direttamente a macchina, tenendo leggermente in tensione lo sbiechino. Una volta completato, adesso andiamo a fare questa cucitura a un centimetro, dove abbiamo lasciato lo spazio, di modo che il bordino venga completamente chiuso. Dopo aver rifilato, lo andiamo a rigirare sul rovescio e a spillare tutto il bordo, di modo che poi dal dritto possiamo andare a effettuare un'impuntura a 3-4 mm, dipende insomma dal bordino quanto lo abbiamo fatto spesso, l'importante è che sia un paio di millimetri rientrato rispetto al bordo dello sbieco, e andiamo man mano a effettuare tutta questa impuntura, come dicevo, togliendo gli spilli per evitare che l'ago si spunti. Adesso dobbiamo andare ad aprire questa cucitura e ripiegare il bordino sopra e fare un'impuntura a un millimetro dal bordo della cucitura, di modo che anche lo strato inferiore venga preso. Adesso, prima di andare a rigirare e impunturare, dobbiamo andare a scartare tutto questo eccesso di tessuto che è oltre il lato ripiegato dello sbiechino. Quindi con una forbice, facendo molta attenzione a non prendere il bordo dello sbiechino, andiamo a rifilare. Adesso possiamo andare a rifilare tutti i margini del nostro caftano, andando a smussare gli angoli. Quindi invece di lasciare l'angolo a vivo, lo andiamo ad arrotondare. Andiamo a eliminare anche la cimosa lungo tutto il bordo. Thank you.
Ora andiamo a passare a macchina. Montiamo un piedino per orlino. Sono questi qui arrotondati, hanno una sorta di spirale all'interno. Partiamo dal dietro, quindi dal centro dietro, sul rovescio, quindi andando a posizionare il dritto sulla macchina. Per partire con questo orlino basta ripiegare la stoffa e infilarla dentro la spirale. Con un punto a zig zag, di modo che il tessuto venga ben fermato. Si può fare anche il punto dritto, ma è molto più complicato, potrebbe sfuggire la stoffa essendo molto leggera, quindi preferisco col puntino zig zag, di modo che anche nelle curve non abbiamo paura che il tessuto fuoriesca e quindi il punto non venga perfetto. Adesso il nostro caftano è pronto, non ci resta che stirarlo e indossarlo. Spero che questo video ti sia stato utile e soprattutto, se non hai visto gli altri video tutorial sul mio canale, puoi sfogliare la playlist. E ti ricordo anche che tutti quanti i miei abiti realizzati sono disponibili presso il nostro store, sia online sul sito fedemorgana.com che presso lo store fisico a Conversano in Puglia, l'arte della bellezza concept store. Scrivimi qui sotto nei commenti se ci sono, come dicevo prima, altre tecniche, suggerimenti e altri trucchetti che utilizzi e se hai altre richieste di altri abiti che vorresti vedere realizzati. Ciao e al prossimo video da Fede Morgana!